La Federazione Nazionale dei Pensionati della CISL, nata nel 1952, celebra la fase congressuale ogni 4 anni per rinnovare direttivo e segreteria. In provincia di Macerata sono 23.332, dato del 2016, gli iscritti totali nelle zone di Macerata, Civitanova Marche e Tolentino. Nella zona di Macerata, e precisamente a Pollenza, è stato confermato presidente Giuseppe Spernanzoni. Per celebrare il congresso nell'anno 2017 del Maceratese, per i pensionati in particolare, è un momento essenziale perché significa riflettere sulle nostre strategie, sulle nostre linee di azione, sulle nostre scelte di priorità in un territorio colpito dal sisma. Per i pensionati che all'interno della nostra organizzazione sono comunque uno strumento essenziale di presidio sociale dei nostri territori, anche proprio per la tradizione familiare e sociale dei nostri territori, per i pensionati riflettere adesso su queste cose è un momento fondamentale, perché significa chiederci davvero come anche attraverso i nostri pensionati la CISL in questo momento può essere vicina alle persone, soprattutto ai più vulnerabili. Fortunatamente nel nostro territorio del Macerata centro, diciamo così, il terremoto è stato meno sentito, ma chiaramente sentiamo la vicinanza per quanto riguarda invece la zona Monte, dove hanno già celebrato il congresso, anche però nel nostro territorio che comprende i comuni di Treia, Pollenza, Corridonia, Macerata, Petriolo, Mogliano, Monte Cassiano, ci sono stati dei problemi in via di superamento, perlomeno la fase critica che è quella dell'emergenza, e adesso inizierà la fase della ricostruzione che sarà abbastanza complessa anche per questo territorio, tanto più purtroppo nei territori interessati da vicino dal terremoto. Il percorso congressuale della CISL proseguirà con tante tappe fino all'estate 2017. Dopo i congressi sul territorio ci sarà il congresso regionale della Federazione dei Pensionati, che si terrà il 26 e 27 aprile a Recanati, a Villa Anton. Dopo il congresso regionale ci sarà il congresso nazionale, che si terrà a Riccione il 28, 29, 30, 31 maggio. E dopo il congresso nazionale di categoria ci sarà il congresso nazionale confederale, che si terrà alla fine di giugno, dal 29 giugno al 1 di luglio. E lì si conclude praticamente tutto l'iter congressuale dell'organizzazione.